avevamo allenato, noi avevamo allenato durante la settimana, quindi abbiamo avuto una grossissima disattenzione e siamo andati sotto. È chiaro che poi una squadra come la nostra che fatica a fare gol, andare sotto dopo poco in casa, le cose si complicano. Non abbiamo mollato, abbiamo rischiato altre volte di subire gol, soprattutto nel secondo tempo in un contropiede, ma tutto è nato ogni volta che noi prendevamo una ripartenza da errori nostri banali in mezzo al campo con perdita di palla. E quindi devo dire che a differenza delle altre partite abbiamo commesso troppi errori. Sì, diciamo che è chiaro che noi abbiamo avuto la sfortuna di avere tre centrocampisti contemporaneamente inutilizzabili, uno per squalifica e due per infortunio. E quindi la nostra rosa non ci dava nessun'altra possibilità di adattare qualcuno. Chiaramente quando adatti uno in un posto, poi la nostra rosa non è ampissima, devi togliere qualcosa da altre parti e quindi sicuramente abbiamo perso qualcosa in generale nella forza della squadra e nell'equilibrio della squadra. Ciononostante bisogna fare di necessità virtù, io non sono abituato a recriminare sui ragazzi che mancano, perché comunque quelli che hanno giocato hanno dato comunque tutto, però oggi è emersa. Abbiamo visto ancora una volta che per fare gol noi non so come bisogna fare, perché anche oggi comunque abbiamo creato diverse palle gol e negli errori che abbiamo fatto gli altri ci hanno castigato, quindi questo è il calcio: se non si segna prima o poi il gol lo prendi e perdi la partita, perché noi consideriamo che sono su 5 partite abbiamo fatto 2 gol, quindi mi sembrano un po' pochi. Certo, è a rischio. Per quanto riguarda il secondo posto si è allontanato ulteriormente, siamo sempre terzi perché anche le altre dietro non è che non che corrono, però continuiamo il nostro cammino. Cioè io, come ho detto anche nell'intervista di ieri, non posso dire niente ai ragazzi, perché durante la settimana si allenano bene e fanno quello che devono fare. Poi insomma, dobbiamo essere sinceri, insomma, più che presentare dei giocatori davanti al portiere non si può fare, poi dobbiamo buttarla dentro e se non lo facciamo è chiaro che abbiamo dei demeriti. Se poi in mezzo al campo perdiamo tutte le seconde palle e ogni volta che perdiamo il pallone diamo la possibilità agli altri di ripartirci, di farci male, è chiaro che non va bene neanche così. Quindi direi che sotto l'aspetto generale è stata la partita dove abbiamo commesso più errori, ma secondo me mantenendo tanta calma, perché comunque i ragazzi nello spogliatoio non hanno proferito parola, quindi sono consapevoli che le cose non sono andate bene oggi e quindi la strada è una sola, cioè io non penso che ci possa fare più di tanto, c'è quella del lavoro, quello di cercare di migliorarci sotto un po' tutti gli aspetti. Poi ripeto, come ho detto l'altra volta, per quanto riguarda le situazioni del gol, sono caratteristiche che uno ha.